Domenica 17 ottobre, San Rodolfo. È il 290esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 75 al termine. Il sole sorge alle 7.29 e tramonta alle 18.22. La luna si leva alle 17.34 e tramonta alle 3.38. Rotta dell'Adige, detta della Cucca, che devia il corso del fiume da Este e da Montagnana. Il cronista Paolo Diacono scrisse che al momento della rotta ci fu un tale diluvio che non si ricordava l'eguale dai tempi di Noè. Le previsioni per domani. Cielo poco nuvoloso per nubi in transito. Fino al primo mattino probabili foschie e locali nebbie in pianura. Temperature senza notevoli variazioni, salvo aumento delle massime in montagna. È la provincia delle Dolomiti per eccellenza, passaggio obbligato per chi vuole raggiungere i luoghi più a nord del Veneto. Belluno è affacciata su un balcone naturale che guarda la Valle del Piave. L'origine del nome è celtica, deriva da Belodonum, che significa città luminosa, splendente, da cui si ammira uno splendido panorama. Molto amata dallo scrittore Dino Buzzati, che la decantò in numerose occasioni, è delimitata dalle Dolomiti a nord e dalle Prealpi Venete a sud, che fanno da cornice al centro cittadino ricco di angoli di storia. Calma e serena, a misura d'uomo, gli edifici storici che la circondano sono dei veri e propri tesori artistici e architettonici. Il fascino di Belluno è determinato anche dalla sua vantaggiosa posizione, che in pochi minuti permette di raggiungere sentieri e boschi, montagne e laghi.